pagina 78. Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato da Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, perché non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore, in quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto.
Lì pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro. Parola di Dio. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore. I discepoli di Giovanni Battista si arrabbiano con i discepoli di Gesù perché non digiunano. Forse i discepoli di Giovanni si considerano migliori di Cristo e dei suoi discepoli. Forse non capiscono molto bene l'altro campo. Per soddisfare la loro domanda, Gesù dà una semplice spiegazione che c'è un tempo per il digiuno senza lo sposo e un tempo per banchettare con lo sposo. Quindi digiuniamo perché vogliamo moltiplicare il nostro amore per gli altri, moltiplicare l'amore per gli altri,
cioè possiamo diventare più premurosi, più amorevoli e misericordiosi. Questo è il tipo di digiuno che dobbiamo fare. Non per noi stessi, ma per il benessere degli altri. È triste che questi uomini a cui si fa riferimento nel Vangelo di oggi non sappiano che lo sposo è nell'altro campo, mentre sono ancora sottomessi alla Giovanni nel deserto e alle leggi del sabato. Presto, il Signore chiarirà loro e a tutti che il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato e che di lui scrisse Mosè, che prima che Abramo fosse mai stato, era. E quest'ora c'è qualcosa di più anche di Salomone e o di Giona qui, più grande. Certamente la questione di mettere vino nuovo in odri nuovi, d'altronde avrebbe dovuto aprire le loro menti alla comprensione del cambio di paradigma in atto. Giovanni Battista notò quella svolta delle cose quando disse: io dovrei diminuire mentre Gesù dovrebbe aumentare. Sicuramente questo è ciò che intendono quando dicono che potresti vedere la luna, potresti vedere la luna mentre sei impegnato a contare le stelle. Potresti vedere la luna mentre sei impegnato a contare le stelle. Cristo è già venuto e deve essere il centro della nostra vita, nient'altro. Egli è infatti la vera ragione per cui digiuniamo. Lui è ragione per cui digiuniamo. Questo concetto si sposa bene con la promessa fatta oggi dal Signore nella prima lettura. Egli restaurerà la casa di Davide e la pianterà sulla propria terra come era in passato antichi. Significa che in Cristo siamo restaurati e riconciliati con Dio e li uni con gli altri, proprio come era in principio in antichi. La Beata Vergine Maria interceda sempre per noi. Al Signore della vita e della gioia, che ogni giorno ci invita a banchetto di nozze del suo Figlio, rivolgiamo la nostra invocazione, preghiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
perché la Chiesa, nella fedeltà all'Evangelo di salvezza che le è stato affidato, sappia invitare ogni uomo alla festa di nozze che Dio prepara per noi nel suo regno, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il popolo ebraico, perché custodendo le promesse fatte ai padri, sappia riconoscere il loro compimento in Gesù Cristo, Messia e Salvatore di tutti gli uomini, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi attende ogni giorno meno tristi e dolorosi, perché la speranza sostenga il suo cammino, illuminando anche le difficoltà del presente, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i popoli devastati dalla povertà o distrutti dalla guerra, perché possano sperimentare anche attraverso la solidarietà dei popoli più ricchi la potenza di Dio che riedifica le nostre rovine, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché ci lasciamo ogni giorno rinnovare dalla grazia di Dio per essere testimonianza nel mondo di colui che fa nuove tutte le cose,